viaggio in Irlanda prima o poi va fatto nella vita. Situata nel Kerry, separata dalla penisola di Dingle e dalla penisola di Beara dal River Kenmare, è percorsa per gran parte dal celebre tratto di strada circolare noto come Ring of Kerry con splendide vedute. Il percorso circolare di 179 km si snoda tra aspri e verdeggianti paesaggi costieri e paesini rurali sul mare. Questo anello è un esempio perfetto di tipico paesaggio irlandese, una dolce campagna verdeggiante che scende lenta verso il mare. Continua il viaggio verso Killarney con una sosta a Killorlin. Abbarbicata sulle colline, il grazioso villaggio di Killorlin è famoso per l'Alpac Fair, Fiera del Caprone. A partire dal 1613, si tiene ogni anno a metà agosto. Si tratta di 3 giorni di vivaci festeggiamenti, in cui i pub non chiudono mai. Si celebra l'incoronazione del più grande e bel caprone a re della fiera, fiera di bestiame e cavalli. Gli studiosi ipotizzano che le origini della fiera derivino dall'Irlanda precristiana, dalla festa celtica di Lugnasa che simboleggiava l'inizio della stagione del raccolto, e che la capra sia un simbolo di fertilità pagana. Un posto caratteristico che visitiamo è il Bob Village, un villaggio museo che mostra come vivevano nel XVIII secolo a Glenbey. Le abitazioni di allora erano tutte concentrate in una unica stanza che faceva da cucina e letto. Per lo più in molti avevano solo un piano terra senza soppalco. Si possono ammirare 2 esemplari di Irish Wolfhound, un'antica razza canina irlandese famosa per essere la più alta del mondo e per l'affascinante storia che risale ai tempi dei Romani. Un tempo erano usati per cacciare i lupi, o cinghiali selvatici. Sorprendentemente, nell'anno 391 d.C. il magistrato romano Quintus Aurelius acquistò 7 esemplari per farli combattere al Colosseo a Roma. Si continua il percorso del ring dove ogni curva porta a una nuova spettacolare vista, di laghi, fiumi e cascate. Una sosta pranzo a Snym, in gaelico Antisnaim, conosciuta con il nome inglese The Knot, il nodo. Snym si presenta come una località tranquilla. Ottimo piatto di ostriche e pesce consumato alla Stonehouse, una piccola azienda a conduzione familiare che ospita clienti da oltre 25 anni nel ristorante e il B&B. L'ex presidente francese Charles de Gaulle visitò Snym nel maggio 1969 e un monumento a lui dedicato si trova ora nella piazza nord del villaggio. Vicino altro monumento dedicato a Steve Casey, nato a Snym, che è stato un vogatore e lottatore campione del mondo. Si prosegue per Killarney e si visita la Macross House. Le stanze di questa magnifica dimora vittoriana, una delle principali dimore signorili d'Irlanda, elegantemente arredate, ritraggono lo stile di vita della nobiltà terriera. In verità la visita non ci ha esaltato. Si torna in hotel per la cena.